Buonasera a tutti. Io mi chiamo Moses Wally Shonibare. Io vengo da Nigeria, Lagos. Voglio raccontare la storia di un schiave nel nostro paese, si chiama Badagri, Agbadarigi. Badagri è un paese nel capitale di Lagos. Tradizionale si chiama Agbadarigi. Una città costiera è da una zona di governo locale a Lagos in Nigeria. È stato tra il metropolitan Lagos e i confini con Bene e Seme. La Bene è un paese vicino al Nigeria, più Seme. Il comune aveva circa 250.000 persone lì. Governo, facciamo il re, si chiama Meun di Badagri. Badagri fondata nei primi anni del secolo, XV secolo, su una laguna fuori della Golfo di Guinea. Il suo porto protetto ha portato alla città di diventare una schiave. Deportato nella esportazione di schiave verso l'America, che erano principalmente al Salvador, Bahia in Brasile, da 1840. In seguenti la soppressione della trattare del schiave, Badagri diminuiti in modo significativo, ma è diventato un luogo importante della missione cristiana di lavoro nel 1863. La città fu annessa a Regno Unito. È incorporata nella colonia di Lagos nel 1901. Entrò a far parte della Nigeria, perché prima Badagri non è parte di Nigeria. Badagri, oppure Agbadarigi, in modo semplificato, sussiste in gran parte sulla pesca e l'agricoltura. E mantiene un piccolo museo delle schiavitù, che c'è ancora finora. Questo è l'edificio comunemente chiamato il primo edificio al piano terra in Nigeria. Il primo edificio fatto in Nigeria era in questo paese, si chiama Badagri, oppure Agbadarigi. Che si affianca su porto turistico. È stato costruito nel 1842 da missionari, anche se è stato costruito migliaia di anni fa.
Dopo la prima storia, edificio è stato costruito in Nigeria con molti ancora in piedi, edificio multipiano, il nome è rimasto la schiavitù. Allora, ho fatto un po' di dimostrato come si fa in Agbadarighi. Il re di Agbadarighi si chiama Wemo. Le Wemo, il re si siede, l'arriva, cosa? Quando si arriva alla nave per portare via gli schiavi da Agbadarighi, viene un ragazzo che guarda le mare. Prima ha visto una nave grande e spaventato. Com'era? Dove è andato a correre da re? Re, c'è la nave. La re vede, viene fuori e ha detto, oh, hanno bianchi. Vieni, vieni, vieni. Non sapevo che devo rubare i suoi uomini. Le re sedute, dato un po' di bere, fatto un affare. Dopo ha detto, cosa vuoi? Avete bevuto? Abbiamo bisogno un po' di uomini per lavorare per noi. Noi consultiamo ufficio qua, portato medicina per voi. Sì, prendi, prendi, prendi. Quanti ti serve? Dopo l'ho detto. Il ragazzo ha detto, vado, vado, vado. No, tanti, prendi. Quando hanno portato via il ragazzo, l'ho visto che hanno messo catena qua. Uno, due. Ah, no. Abbiamo dato la medicina a te. In cambio, prendiamo gli uomini per lavoro per noi. Dopo l'ha detto, dopo il ragazzo ha detto, oh, re, tu non posso governare noi qua più, perché è da traduttore, tradito, grazie, tradito noi, non posso governare più. Ha detto, no, io sono comandi qua, sono io il re. Al fine, il re vince la partita. La partita di guerra era così. Dopo il re, i bianchi portano via le schiave per lavorare. Però, fino ad oggi, loro credono che si tornerà. Ogni volta rimasti sulla lago, laguna, guardare, si tornerà le mie uomini. Allora sto facendo festa ogni anno, festa per tornare le schiave, in Agbadarighi. Però molto di loro ancora hanno detto, il festival di Badagri si è svolto per la prima volta nel 1999 per commemorare la trattare dei schiavi africani in America. La trattata.